In sport acquatici è arrivato il momento del secondo caimano d'oro, però ancora una volta facciamo parlare prima le immagini. È proprio Alessio Boggiato a portare la responsabilità del podio nei 400 misti, sarà una gara a rincorrere dai primi 50 metri a Delfino, che lui affronta in scioltezza, già migliore nella seconda vasca Delfino, nel dorso dovrà tamponare lo svantaggio e poi l'attacco a rana e il tentativo di risalire nell'ultima frazione a stile libero. Ci sono delle grosse possibilità per Alessio di fare il colpo. Andiamo a vedere il passaggio ai 50 metri, Wilkins 27-11, poi abbiamo Norris 27-17, terzo, Jones Boggiato 27-99, è ottavo. Sulla seconda vasca già riesce in genere a tamponare un po' lo svantaggio che accumula nella prima. Alessio è un atleta molto leggero che pecca proprio in fase di potenza, ma fa del ritmo e della leggerezza il suo punto forza. Vedete come è risalito subito. Ha recuperato due posizioni Alessio, 58-76, il suo passaggio in linea con il record italiano in semifinale a Sydney. È ancora perfettamente in linea sul record italiano, solo 3 decimi di svantaggio, ma qua non ha più alcuna importanza il rilevamento cronometrico, deve slegare le gambe e incominciare a spingere al massimo. Sta passando, sta recuperando, attenzione. Proprio Alessio adesso ha messo il naso davanti, attenzione, Alessio al comando, sta un po' strappando, sta un po' strappando, ma è primo, se ne va. Attenzione, è importantissimo anche questo rilevamento, siamo all'ultimo, vale a dire 300 metri, 3.14.40 in testa Alessio, era passato a 3.15.09 in semifinale a Sydney. Virata di 350 metri. 3.43.78 sotto il passaggio del record italiano, a 2.83 di distacco da Wilkins e da 2.87 da Wendt. Mare sta andando alla grande, davvero grande prova di carattere di Alessio. Insiste con la gambata, non accenna a diminuire il suo ritmo, respirazione addirittura ogni 4 bracciate e sta un po' sbandando, ma sono gli ultimi 15 metri, a 4 metri di vantaggio Alessio va a vincere il campionato del mondo. Tutti gli atleti lì, tutti gli atleti azzurri in piedi, e seconda medaglia d'oro in questi campionati del mondo di moto. Dopo Rosolino, adesso anche Alessio Boggiato, 4.13.15, è il nuovo record italiano, campione del mondo dei 400 misti Alessio Boggiato, medaglia d'oro, medaglia d'argento invece per Benz, Stati Uniti, medaglia di bronzo per l'altro statunitense Wilkins, e battere i due statunitensi non è impresa da poco, bravissimo Alessio. Bene, avete capito chi è l'intelligenza del nuoto italiano, un super professionista che dal 2002 è sempre presente a tutte le manifestazioni internazionali vestendo l'azzurro, alcune decine di titoli italiani nel farfalla e nei misti, e il quarto alle Olimpiadi di Pechino, e sempre quarto nelle precedenti di Atene nei 400 misti. È stato campione mondiale a Fukuoka nel 2001, campione europeo a Valencia nel 2000, campione europeo ad Anversa nel 2001, campione europeo a Berlino nel 2002. Gareggia da molti anni con i colori sociali della canottiere Aniene di Roma. È per me un onore chiamare sul palco Alessio Boggiato. Applauso meritatissimo, la colonna sonora quanto mai azzeccata. Allora adesso si arriva da un 2008 denso di emozioni, nel futuro del 2009 ci sono questi mondiali a casa praticamente. Sì, anche se sono di Torino, ormai da qualche anno che vivo a Roma, e quindi ormai posso tranquillamente dire di poter fare questi mondiali in casa. Saranno l'appuntamento clou di quest'anno. Io ho sempre detto che appunto nel 2008 ci aspettavano Olimpiadi e che poi l'anno successivo non sarebbe stato assolutamente di riposo. Infatti ci stiamo proprio dedicando anima e corpo alla preparazione di questi campionati del mondo. Ecco, un binomio vincente, quello Boggiato nuoto, qui ci sono tantissimi giovani atleti del domani, che cosa ti senti di dire, che consiglio ti senti di dare loro? Ma qua ci sono tantissimi atleti e soprattutto amici, questo è anche uno dei motivi che mi hanno spinto a partecipare a questa magnifica premiazione. Il consiglio che posso dar loro, ma forse è semplicissimo, io vedo appunto da
Forse 3-4 anni le imprese, le gesta di Damiano, che è un atleta strepitoso e formidabile, e soprattutto oltre a questo penso che sia di ottimo esempio per i ragazzi che stanno intraprendendo la carriera agonistica professionale. Ecco. Penso che lui sia un validissimo esempio di costanza, di umiltà e anche di talento, quindi penso che non abbiano bisogno più di tanti consigli, ma semplicemente ammirare ed emulare Damiano. Bene, un applauso, è arrivato il momento della consegna del Caimano d'Oro, premio al consigliere provinciale Gino De Paolis. Ecco che arriva il Caimano per il consigliere. Ancora un grande applauso ad Alessio Boggiato. Grandi